Da dicembre le ambulanze potrebbero non avere più medici a bordo. Lo si evince da un documento emesso dall'azienda sanitaria ospedaliera di Alessandria Asti, rivolto ai responsabili del 118. La causa sarebbe la carenza di personale sanitario negli ospedali del territorio. Per ovviare alla mancanza di medici, si sottolinea nel documento, è necessario demedicalizzare i mezzi di soccorso avanzato. Sarebbero queste le linee guida adottate in attesa di una riorganizzazione del 118. Sulle ambulanze i soccorsi sarebbero quindi affidati a personale infermieristico. Le reazioni alle nuove disposizioni non si sono fatte attendere, soprattutto negli ospedali appartenenti ad aree disagiate, come quelli di Ovada e di Acqui Terme. Infatti è stato il sindaco della città termale, Danilo Rapetti, a farsi sentire immediatamente, richiedendo spiegazioni ai vertici ASO. Una decisione simile, ha spiegato il primo cittadino, metterebbe a rischio la salute degli abitanti del territorio. Rapetti è pronto a rivolgersi alle autorità sanitarie regionali e magari anche alla prefettura e alla procura della Repubblica. Anche l'ex sindaco Lorenzo Lucchini ritiene di dover fare fronte comune perché tale decisione venga rivista, sottolineando di aver lanciato l'allarme già da tempo senza essere stato ascoltato. Ci confronteremo con le istituzioni, ha continuato Rapetti, come già stiamo facendo nell'ambito del gruppo di lavoro finalizzato alla discussione e al confronto in merito alle misure di potenziamento dell'ospedale di Acqui Terme, un gruppo voluto dalla direzione della SL Alessandria per individuare percorsi utili a consolidare il presidio acquese. Qui non si tratta così di parole al vento, ma di una intesa forte che c'è anche a livello personale col direttore generale. Acqui ha una posizione centrale per la sanità della nostra provincia, perché siamo distanti dai grandi centri e insomma il nostro territorio insiste su paesi che magari distano anche mezz'ora di auto da Acqui e di conseguenza quasi un'ora di auto da Alessandria. La centralità del nostro ospedale viene quindi riconosciuta finalmente e tutto ciò che sarà possibile definire e concordare a seguito di questo tavolo sarà poi attuato di concerto con l'ASL. Tutto ciò per cui andranno fatte richieste specifiche alla regione sarà oggetto di interlocuzioni dirette con l'assessore Riccardi e comunque con l'assessorato alla sanità e con gli altri esponenti regionali del nostro territorio.